Buongiorno, buona domenica. Oh, oggi è buongiorno, guardate che bel sole. Che bel sole. Ah, che bello, finalmente si vede qualcosa di giallo. Io stavo rifacendo il letto, ho aperto un attimo e come si dice? Abbiamo un po' d'aria, si leva tutto il coso della notte, ecco, sono senza trucco. Senza sopracciglia perché ho quattro peletti incrociati, lo sapete, però che ci importa a noi, siamo tra di noi, c'è confidenza, per cui mettiamoci subito al lavoro. Ah, mi sono truccata con la nuova palette della Sendiena della Mulac. Bella che dà certe soddisfazioni, ragazze. Allora, metto il cappotto. Ora vi appoggio qua, tanto siamo tra di noi, c'è confidenza, per cui va bene uguale. Allora, cappottino. Mi metto questo grigio che è un pochino più elegantino. Trovavo la bottonatura. Oddio, ragazze. Oggi è una bella giornata, però è più freddino. È più freschina come giornata. Allora, chi che mi ha regalato questa sciarpina? Oddio. Questa sciarpina con fiocchettini e mi volevo mettere questa. Vediamo, mi ci fa un nodino e me la metto dentro così sta bene. Questi capelli no, così non mi vanno bene. Che dite? Vado bene? Ci va, siamo usciti. Tanta roba, hanno sdrucciato la macchina a chicca, parcheggi, è sempre così, ragazzi. Quando gli andavamo c'era quella vita, dove? Un bel lavoretto. Mamma va via. Sì? Non si vede neanche. No, si vede, sì. E dove anche? Emily! Ciao! Ciao, cicalina! Ciao! Oh, piano, Mi è toccato piano! spostarla perché è passato uno tu, ho iniziato a suonare. Non ci Ciao! passava! No! Oh, Amore! nada, una paura! Che c'hai qui nel cappellino? Amore! Bellina. E babbo e mamma dove sono? Ciao amore, bellina che è, come ti valiti? Scimmietta. Scimmietta. Scappa, scappa. Scappa Dixie. Come dici te? Scappa Dixie. Scappa Dixie. Allora, da bravi cittadini siamo andati a votare, ora andiamo in farmacia e poi a dal cinesino Dani deve prendere qualcosa, non so cosa. E via, mamma mia, si diceva la strada sia con il sale, ha visto cioè, ha fatto il ghiaccio, col sale gli scansaneve hanno tritato tutta sta strada, proprio tritata ragazze. Guardate il lavoro, certe buche. Ieri una paura si prese una buca. Ma qui perché questi sono tutti rattoppi che con l'inverno saltano. No, è chiusa. Io dovevo che quando uno fa il venerdì Ma sabato Dani fa, la domenica c'era gira qui.
Daniela è sua. Che ci posso fare? Io andremo in farmacia noi intanto. Ma lei non... Ciao mamma, guarda come mi diverto. Allora ragazze, siamo rivenute a Castellazzara un attimino perché doveva consegnare dei prodotti di Brochet Franci e ora andiamo là finalmente, abbiamo posteggiato Lallo. Anche qui sono messi bene a neve, è una rivoluzione, è una libidine, è una rivoluzione. Ciao mamma, guarda come mi diverto. Mamma che barboni. Troppo vicino. Ecco qua. E ora andiamo dalla piccinosa. Amore di Leone. Sono già all'opera. Mi ha detto in ceto. Fammi sentire come profumo. Siamo già all'opera. Andiamo un po'. Allora, mi chiudono. No. Qui no. No. Basterà di mettere all'aria. No. Che ti ha messo mamma il profumo? Gioca con quelli, vedi bellini. Che ti ha messo mamma il profumo? Maria bella con fofumo. Con fofumo. Vieni, vieni qua. Bellina. La paperina. Con fofumo, bella. E il pasticcio. Gli ha fatto la vestaglina da camera la mia mamma, guarda che bellina che è. La vestaglina da camera. Ora sono maestrale. Bellina di baile. Per quando si alza la mattina, no? No, perché ci giocavo, dopo le portavo a bere. Nano? Guarda come ha pelato questo mandarino. Quando ha 20 anni non ci fa più. Lo so, volta. Però un attimino vi chiedo aiuto. Nano batuffolo. Emi. Vieni se lo vuoi mangiare, mamma te lo apre come ieri, va bene? Guarda come facevamo ieri. Aspetta, guarda come facevamo. No, ma non lo dovevi aprire. Guarda come fanno tanti. La depressione. Ma ci vuole un pochino per arrivare là, Ieri se ne mangio questo, non è. Ma ora c'è da mangiare. La tavola! Emily ha già finito. Abbiamo la zuppa di funghi. Emily sta facendo la vivisezione. Gnam, gnam. Sì, lei sta vivisezionando un mandarino. Vero, Emily? Basta. Che fai te? Vivisezioni mandarino, Gnam, gnam, buona zuppa di funghi. C'è il pepe, no? C'è la pasta. Gnam, gnam, la pasta. Allora, che c'è qui? Puntarelle, gnami gnami, madonna quanto sono buone quelle acciughe e fagioli. No, non sono buone, non sono buone? Ghiotto. Buonissime, gnami gnami. Allora, poi ci sono le patate. Queste sono due. Quali sono le mie? Perché c'è quel piatto sporco? Non importa, perché mi ci hanno messo la... Queste sono due, però non c'è il pan grattato e c'è solo la farina. A Emily. Queste l'ho fatte per là, lo vuoi il limone? No. No. Lauro non c'è niente in queste. Che wow, no, io non le belle patate. Cazzo, l'ho fatta. E queste sono ripiene con più della cosa. Chi ti ora? Ho bruciato nel muro, si è biancata tutta. Chi ti ridi? Tu sei? Tu sei? Sono l'arancia, sono più piccini dei mandarini. Eccola, che ti ridi? Io mandarini ne voglio, però non sono buccioli. Che tiri, Emily? A chi tira? Ma mamma? Sì. A mamma? Sì. Bruciata nel muro, sì. Tutta bianca. Uno, due, tre, via. Oh, vedere. Brava, nonno. A nonno. Uno, due, tre. Via. Brava, mamma. Zia. Mamma, non passi un pezzettino di filo, per favore? Sta piazzo, in abbio. Tre ore. Guarda il filo. Zia Chicca. Eccolo, a babbo. Sì. A babbo. Sì. Eccolo, brava, mamma. A nonna, chi? Beh, a così chi? Fai l'unità alla gente. A chi? A anche se l'ho fatto io prima. A nonna? No, nonna un po'. A nonno? A nonno. Dietro dovresti
Di più pregno te. La torta, la torta, la torta. Danni, gnamme, gnamme, ha fatto com'è? Che ha fatto mamma, mamma? Manco piatti di vicini ho comprato. Oh, e va bene, ma le io le ho tutte in sopra, come mangiate in sotto? No, no, non, glielo, non la sporca. Via, vedi. Non gli piace. Dai, piccinino. Brutta la zia, vada. Fagli tu, zia, fagli tu. Pulisci la bocca. Fagli, tieni, vieni qua. Ma che è quello lì? Mio. No, no, fai. Fatto con la mia di farina, quindi cacao, meraviglia. In questo qui c'è scritto cacao senza glutine. Metti, c'hai anche il diabete. Vabbè, ma allora, ce ne parla. Madonna, allora mi tagliano piedi, mi tagliano piedi. Mi tagliano piedi, ragazzi. Lei? Io lei che fa. Nessuno, né io, né nessuno mi ha meraviglia. No, ma che meraviglia, cacao meraviglia. Era buono. Però troppo duro. Ci va ancora la zia, se non forza nella panna, nella panna già dolce. Non nella panna, nell'impasto, non ci pensate, diciamo quella di panna. Rosto. La torta quella lì che ha fatto la mia mamma e queste qui. Sono di queste già preparate, precotte, insomma, come si dice, no precotte, no, c'è solo le dosate, c'è solo dentro la farina su quelle senza glutine e in più lei ci ha messo, ecco, il cacao e la panna. E sono buonissime, sono. Che hai fatto? Ora perché devi prendere quelli? Perché devi prendere quelli? Perché cavi tutte queste salviette brigante? Glielo butti un bacino alle case? La farina e lievito. Farina, lievito e zucchero. Emily, glielo butti un bacino alle case? Buttagli un bacino. Come dice? No, quella bocca ce la mette. Butta un bacino alle case. Vengono, come si fa? Butta un bacino alle tate. No, guarda tutta la roba. Ha messo tutte le tazze sopra. Briganti. Come vai, Paris? Paris Hilton. Dov'è il canino? Dov'è Potti? Potti. Come si chiama il canino di Paola, Emily? Potti. Ecco Potti. Emily. E là. E io ora mi volevo tagliare le unghie perché cominciano a essere lunghe e me le faccio sistemare. Allora, lo smaltino e le unghiette sono fatte. Ma non lo vedo anche la mia sorella. Ciao. Va, ciao Mem, ciao. Ciao. Come si fa? Mem, butta bacini. È ora che a fa. Butta bacini, mi dà le case. Butti i bacini. No, c'ha da fa ora. No. Di solito lo fa, no? Di solito gli dà bacini. Allora, chi ci viene al mio posto? Oddio, non te le mangia, Dani. No, veramente. Che dolore le gambe. Ora io vado a fumare una sigaretta, Ciao, ciao, ciao. Fa un po' vedere come te l'ha fatta a te. Ciao. Bene. Blu e dorata. Ciao, io tutte rosa un po' dentro al coso. No? Dai un bacino a chi vuoi tu. Ciao. Ciao, digli ciao. Ciao. Ciao, zia. Ciao, come si dice? Ciao. Insomma, dai, va finito. Via, ciao. 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 Allora, devo prendere la bottiglia di sopra. Dai un bacino a chi vuoi tu. La bella lavanderina che lava i fazzoletti per i poveretti della città. Non mi ricordo, mamma, guarda, che occupo tutto lo schermo. Oh, scherzato. Io non invece di fare borsette pigliavo piselli. Daniela! Guarda. Guarda sti fazzoletti, la nonna, nonna, guarda che c'ha la nonna, guarda te le fai un salto, guarda, un altro, fai la riverenza, fai la penitenza. Tieni, guarda la nonnina.
Ehi, tanto questo se lo rompe non porta. Ma non è che lo rompe, me lo infila dentro la tazza, me l'ha infilato, penso. Ah, si apre, si apre, fagli vedere come si apre, Dani. Guarda, vieni che ti faccio vedere, guarda come si apre. Bastoncino per 25 euro di prodotti di trucco. Io me ne sono presi. Sì. Sì? Ho preso i primer, le matite. Io questo i caschi si fa merenda, ragazzi, guardate, e io non posso mangiare e non la mangio. Io bevo il teino. No, no, ma come ci va? Fatto piena anche la cassetta di chi, anche di che l'Ikea, la pizza. Mami, com'è la pizza? Buona la pizza. Buona. Ho capito. Buona la pizza, guardala, guardala, si rimette a posto tutte le coccine, tutte le coccine. Leggendo è pressione, Dani, perché domani è lunedì. Non sono io. È praticamente un balletto di feste. Allora, noi siamo pronti per andare, si torna a Badia. Sta piovendo, tanto per cambiare e via. Grazie, eccoci a casa. Oi oi oi, che stanchezza. Dove sono gatti? Dove sono i misini? Dove sono i misini? Dove? Allora, iniziamo a spogliarci. Uffa, metto a posto tutte le cosine. Dove sono questi gattoni? Dov'è questo gattone mio? Pacero, paceroni. Ciao, e ciao, tate. Ciao, tate. Cuore. Anche, la patatina pizzina di casa, la pizzina, la vecchiettina pizzolosa. Ecco lì. Giù. Allora, ora inizio a mettere a posto tutta sta robina che mi ha dato la mia mamma. Allora, vi volevo far vedere i cappottini che mi ha cucito la mia mamma. Guardate bellini. Allora, questo qui fucsia. Ce l'ho anche un altro fucsia, però è molto carino questo. Guardate, con i bottoncini fucsia così è diverso quello che ho io. Poi me ne ha cucito uno verde, verdolino, e mi ci ha comprato la mia sorella una sciarpina. Allora, questo qua, guardate quanto è bellino, con la cernierina lampo. È fatto così, con tutta la cernierina lampo e due bottoncini, bellino. Verdolino acqua è questo. E mi ci ha comprato la mia sorella, che è questa sciarpina così di lanina, una plasmina, come sono chiamate, che ci sta parecchio bene con questa stoffa. Vedete? Bellino, vero? Ecco. E ora porto su tutto perché... se no, allora, questo è questo e questo, poi ecco cicchina, questo qui, poi mi ha dato le uova fresche e le metto nel frigorifero, nel frigorifero. Poi andavo giù, Leo. Sì. Poi la pizza mi ha dato così, che la può merenda alle ragazze. Quando tornano a lavorare gliela tiro fuori a, come si dice, a pezzi, e gliela do così almeno a merenda sono sistemate. Poi mi ha dato un pochino di frutta. Qui c'è il pane per la zuppa di funghi di oggi che è avanzata, la do a Lauro domani, a Lallo. Ok, e qui ci siamo. Poi mi ha dato questa, mi ha comprato questa pasta sfoglia senza glutine per fare le torte salate, serve. A me mi piace con le zucchine così. E quindi mezzo gelatore. Poi
Questa è frutta, guardate, un coso di frutta, guarda che belle melone per la Emily e le arance queste qui, perché gliele spremo due al giorno. Poi mi ha dato la pasta, così gliela trascino domani in padella con un po' di mozzarella per le ragazze per pranzo e sono a posto. Vabbè, qui ci sono le patate, i fagioli e la carne, e qui c'è tutte le minestrine per Emily. Ora ci andiamo a struccare, però prima vi volevo far vedere, siccome che amore, sì grazie, non ce la facevo a portare su tutto. Allora, vi volevo far vedere la borsina che hanno dato a Chicca in omaggio, perché entra nel prestige, come si dice, e qua su, guarda, eh? Ah sì, si è fatto bene, questa cremina qua, sì. Che è quella nuova, le chiavine di casa. C'è bisogno di portarli a me. Allora, la routine della sera, ragazze, vabbè, la vestaglia a parte, ma non ci fate caso, perché in casa mia c'è sempre casino, per quanto io posso rimettere a posto. Sono tutti così disordinati, io per prima, che mi rimettono all'aria tutto, per cui non ci fate caso. Allora, mi tiro indietro i capelli, mi sono messa il pigiamone, quello di peloncino, perché sto più, come si dice, sto più calda, anche se ogni tanto mi piglia queste caldane e mi sembra di impazzire. Io come si fa, ragazze, come si fa? Quelle che le ragazze che hanno la mia età le ragazze, vabbè, dai, siamo ragazze un po' più grandi, insomma, ecco, che hanno la mia età. Io ho provato con quelle cose, le pasticche omeopatiche, non mi fa nulla, perché poi oltre alle caldane c'è la stitichezza, si parla di queste cose. Ora la mia amica mi ha dato una dritta, devo andare in erboristeria, dice, per la stitichezza che c'è questa, si chiama erba del Nilo, ora voglio vedere che cos'è, e si può fare sia tisane che prende così, mi ha detto la mia amica, per cui voglio un attimino. Documentarmi un po', magari facesse qualcosa quella, perché io, guarda, sono messa veramente male con sta stitichezza, mi dà parecchio noia. Il gonfiore, ragazze, che non vi dico, il gonfiore che mi sembra adesso un palloncino gonfiato, ma sì, so anche cicciotta perché so una buona forchetta e tutto, però tanto è anche gonfiore, ragazze, ritenzione di liquidi, e meno male che io l'ossa l'ho buone, ecco perché, se no sarebbe un problema, perché ho mangiato tanto formaggio, mi piace il latte, e quindi le ossa l'ho buone, insomma, c'ho parecchio calcio, ecco, ovvio, ora la solita trafila, mi lavo la faccia e torno, Eccomi tornata, metto questo è uno struccante delicato per gli occhi, un'acqua miscellare, sempre Fiordaliso, così levo gli ultimi residui, ecco, che sembra dopo lavate non ci sia più niente, invece c'è sempre qualcosa. Sa, c'è sempre qualcosa. Olè. Mamma mia, sono restata sconvolta. Allora, mi metto il mio collirio solito per la pressione oculare.
sono restata sconvolta per quello che è accaduto. Io non seguo il calcio, però sono simpatizzante per la Fiorentina, essendo di Firenze, ragazze. È morto il capitano della Fiorentina, 31 anni sto ragazzino, mamma mia, signore, la mia boccettina della cura. E si stava guardando con l'allo, mamma mia. Che colpi grossi che sono questi, signore. Contorno occhi, sempre di questa linea qua, Anti-Age Global, che mi piace tantissimo. Questo. Rich Cream è buonissima, ragazze. Io ho la versione sia da giorno che da notte e mi trovo proprio bene, ragazze. Meravigliosa. Ok ragazze, allora, anche per stasera, chiudiamola qua. Ragazze, allora, mi metto un po' di crema sui capelli, è una crema trattante senza risciacquo per i capelli che sono danneggiati. Ora io non ce l'ho danneggiati, però sulle punte non fa mai male un pochino di crema, perché come la mettete in faccia, anche i capelli hanno diritto a essere, come si dice, coccolati, un pochino così sulle punte e basta. Poi fa un profumo, ragazze, non ce l'ho io rovinati i capelli, perché lo vedete anche voi come sono lucidi, come sono belli, però un pochino sulle punte male non gli fa, insomma, ecco. Perché giustamente, come uno si nutre la faccia, è giusto che si nutre anche i capelli, insomma la faccia, la pelle in generale. Ora la faccia, non so nemmeno più parlare. Che profumo che fa. Comunque questa qua, c'è olio di jojoba dentro, non contiene silicone, non contiene parabene e né coloranti. Va bene ragazze, io ora vado giù a farmi un po' di teino, e se mi riesce, che Lallo mi manda qui al computer, edito anche questo video, altrimenti mi tocca editarlo domani, lo vedete domani. Ciao!